live molto legata alle auto e quindi giustamente succede di tutto e di più. Iniziamo quindi subito a giocare Destruction Derby 2, il seguito del fortunatissimo titolo, pensate un pochettino, di Destruction Derby, uscito della Psygnosis, casa storica poi dopo acquisita dalla Sony, pensate un pochettino, sulle auto praticamente. Abbiamo varie modalità, praticamente come potete vedere, vari livelli di difficoltà, vari tracciati, eccetera. Perfetto, possiamo fare un break in racing, un stock racing oppure un destruction derby. Inizieremo con questo elemento, faremo un po' facciamo un campionato praticamente. Nel campionato mettiamo il nostro praticamente nome giù, praticamente giocherellone sarebbe ovviamente, e va bene così praticamente. Iniziamo quindi a giocare, pensate un pochettino. Perfetto, abbiamo fatto il campionato, abbiamo detto mettiamo A praticamente, altrimenti non la finiamo più. Andiamo avanti praticamente e a vedere dove ci troviamo. Quindi un gioco storico veramente bellissimo, uscito anche per PC. Guardate ragazzi che grafica aveva, veramente un prodotto di altissimo livello. Vedete, andiamo subito ovviamente a girare, vedete un pochettino, mamma mia ragazzi, guardate che fluidità, che bellezza. E pensate che Destruction Derby ha tantissimo da insegnare ai videogiochi moderni. Avete capito bene? Prima cosa, le auto sono, vedete, si distruggono. Quindi un motore grafico velocissimo, come potete vedere, veramente. Ma perché non mi saluti? Buongiorno, adesso ti sto salutando, Francesco. Adesso mi è arrivato il messaggio. A volte, sai, Francesco, può arrivare un pochettino il messaggio con un po' di latenza. Che cosa vuol dire la latenza? Che praticamente i messaggi arrivano dopo. Ecco qua, buonasera ragazzi, è arrivato fan dei calciatori. Ve l'avevo detto che vi avrei fatto vedere i giochi sportivi, e anche i giochi d'auto sono sportivi. Destruction Derby 2 è un titolo storico, veramente bellissimo, fluidi, mamma mia ragazzi che scontri, fluidissimo, bellissimo, basato sulle gare praticamente di demolizione. Sebastian, ciao, un mio amico vorrebbe farti auguri il più sano possibile, si chiama Francesco, vorrebbe fatti gli auguri. Allora, caro Francesco, buonasera dal Giocherellone. Il Giocherellone ti fa i più grandi auguri, gli auguri più strani possibili, gli auguri dei Giocherelloni. Penso un pochettino, sei arrivato sul canale giusto, caro Francesco, che oggi praticamente è il tuo incredibile compleanno. Andiamo ovviamente, mamma mia ragazzi, guarda un pochettino qua sopra cosa sta succedendo. Siamo arrivati quasi alla fine praticamente del gioco. Siamo attenti perché qui ragazzi possiamo andare ovviamente a ai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 
mamma mia, mi stai portando praticamente a Torre del Greco, mi stai portando a Torre del Greco, praticamente grande Torre del Greco, purtroppo siamo ventesimi, quindi caro Francesco, tanti auguri di te. A Francesco non piace questo gioco, mi dispiace, a Francesco non piace questo gioco, speriamo, speriamo che gli possa piacere Destruction Derby, però vedi, è un gioco veramente fantastico, addirittura alcune macchine si sono ritirate, penso un pochettino, sono ritirate. Jack Corrado, è arrivato il grande Jack Corrado, andiamo a salutare il grande Jack Corrado che dice che Figaro è espertaro, ti piace grande Jack Corrado? Francesco, ma oggi non giochi a Fortnite, stasera giocherò a Fortnite, a parte che ho già giocato, ho fatto una partitella prima a Fortnite, ma stasera giocheremo ancora a Fortnite, Lego Fortnite, Fortnite Rocket Racing o Fortnite addirittura normale. Siamo all'ultimo giro, vedete un pochettino, mamma mia ragazzi, guardate qui sopra cosa sta succedendo, mamma mia, te, guardate un pochettino i pezzi dell'auto che praticamente vanno via in mezzo al gioco, veramente qualcosa di assurdo. Gioco velocissimo graficamente, guardate che velocità. È il bello che rispetto a tanti giochi moderni di auto, che le macchine si distruggono. Avete capito bene, le macchine si distruggono e quindi praticamente possiamo. Ah, mamma mia, resover, perché appunto la nostra macchina è andata distrutta. Ci sta, mamma mia, ragazzi, guardate qui che colpi, assurdo, fantastico. Difficilissimo trovare un gioco così bello e ovviamente così, diciamo, così pieno praticamente. Pensate, abbiamo anche tutti questi elementi che possono essere, possono portare una fortissima rigiocabilità del gioco stesso. Andiamo avanti, siamo pronti per la nostra gara. Guardate un pochettino qua in mezzo alle montagne. Pronti, ovviamente vedete che abbiamo degli elementi sopra, sotto e i due lati che sono legati, praticamente sono legati alla nostra praticamente autovettura. Infatti, se andremo a sbattere praticamente la nostra autovettura contro aiuto, aiuto questa parte qua. Mamma mia, ragazzi, che bombe! Contro, mamma mia, guardate qui sopra, ragazzi, è veramente qualcosa di assurdo. Mamma mia, sta qui sopra, sta succedendo.
succedendo di tutto e di più, vedete un pochettino. Se andremo a sbattere la nostra autovettura in alcune parti, le andremo a rendere rosse, ci ritireremo praticamente dalla corsa. Mamma mia, ragazzi, ma quando fai 10.000 iscritti, fai vedere la faccia. Ma in realtà io ho 14.000 iscritti, Francesco. In realtà la faccia la faccio vedere sempre, perché se tu adesso vieni nelle live su Twitch, puoi vedere il mio viso. Quindi la faccia e oltretutto i video, nella sezione video del canale YouTube del Giocherellone, trovi praticamente nella sezione video le live passate con la mia sezione, con il mio viso. Quindi devi scavare meglio in questo canale che ha più di 8.200 video. Penso poi tiro 8.200 video, nonché ovviamente cioè, puoi vedere anche la live su Twitch adesso, proprio in questo momento, in versione 16 noni, con la chat incorporata, audio di altissima qualità, video di altissima qualità. Quindi è oltretutto il Giocherellone, ha ben 14.000 iscritti. Aspetta che vado su, come si chiama, su YouTube. Su YouTube è Giocherellone, il canale che stai seguendo, caro Francesco. È sempre lo stesso canale, praticamente sempre lo stesso canale. Non serve a cambiare canale, caro Francesco. Devi andare nella sezione video. Quando tu apri YouTube, praticamente del Giocherellone, avrai video, short, live, community. Che ti posso dire, informazioni, c'è veramente di tutto e di più. Se tu clicchi su video, puoi vedere i passati video dove si vede anche la mia faccia. Penso poi Twitch, volevo dire Giocherellone, sempre Giocherellone su Twitch. Vai su Twitch, in questo momento sto veramente trasmettendo dal vivo. Ovviamente faccio una live parziale, perché è una live parziale qui su YouTube, per un motivo principale, caro Francesco, perché non tutti hanno Twitch e me l'hanno chiesto. Ho detto: Giocherellone, mi piacciono i tuoi video, però non avendo Twitch, volendo partecipare alla live, non c'è un metodo per giocare, per vedere le live anche parziali. Ho detto: vabbè, aspetta, io ti faccio le live sul cellulare, visto che ho una flat, praticamente una flat, un contratto flat sul cellulare per motivi di lavoro, e quindi ti faccio la live qui sopra. Pensa un pochettino. E Franceschiello, ovviamente, se ne sta. Ah, mamma mia, proprio in faccia, gli abbiamo acchiappato. Assurdo, assurdo, davvero. Dobbiamo andare in retromarcia. Sta arrivando anche al secondo posto. Vattene, praticamente eravamo terzi, dai, siamo diventati, no, che numero siamo? 19esimi. Gioco abbastanza difficile, dobbiamo dire la verità. Oltretutto compatibile anche, pensate, un pochettino compatibile con il volante, quindi veramente qualcosa di incredibile. Andiamo qui sopra. Mamma mia, ragazzi, che gioco! Gioco veramente molto molto bello. Ripeto che già il primo Destruction Derby era qualcosa di fantastico, uno dei primi titoli europei usciti per PlayStation. Pensate un pochettino, e Destruction Derby 2 supera ampiamente il primo, sicuramente, anche se è un approccio un po' diverso. Gioco, ti ricordi stasera quel gioco? È il gioco dei gioco horror, praticamente stasera. Caro Fernando Calciaturi, nonché ovviamente Rocket League. Non ti preoccupare, te lo porto così ci possiamo giocare insieme. Facciamoci un'altra incredibile partita. Qui andiamo a Capri County Raceway. Pensate un pochettino, Capri County Raceway, vedete un pochettino, grafica velocissima, caricamenti veramente istantanei, ragazzi. Pronti a partire? Via, praticamente andiamo a partire praticamente da questa parte qua. Ma era Rocket League, non ti preoccupare, non ti preoccupare, te lo porto. E detto questo, ovviamente, ragazzi, non mi ricordo quanto pesa Rocket League, 10 giga, 8 giga, non mi ricordo quanto pesa. Comunque, se non te lo porto stasera, te lo porto domani, ma domani mattina, non ti preoccupare, perché ovviamente ho avuto delle tempistiche legate anche al download, né che al fatto della programmazione dei video. Non posso mettermi a scaricare mentre gioco. Al momento non ho ancora una fibra ottica, anche se tra qualche mese dicono che dovrebbero mettere la fibra ottica anche a casa mia, e quindi capito, caro fan dei calciatori. Quindi preparati, perché stasera grande grande partitona a giochi di Rocket League oppure a un gioco horror. Vediamo un pochettino. Mamma mia, guarda qua, ti piace Destruction Derby? Hai mai giocato a Destruction Derby? Alessandro Arcangeli, tutto caso, lui va e accelera ancora. Alessandro Arcangeli, il nostro newser, è arrivato alle 10. Giocherello, alle 10 ti svegli? Alle 10, sì, alle 10 ci sono, alle 10 di mattina ci sono, il pomeriggio non ci sono, il pomeriggio degli impegni di lavoro e non ci sono, quindi non ci sono il pomeriggio. Domani infatti le live verranno fatte di mattina. Francesco, non posso perché devo fare la mia email. Ah, mi dispiace Francesco, però puoi sempre aprire Twitch in qualsiasi momento anche senza registrarti. Alessandro Grasso, che giochi a questo qua? Che giochi a questo qua? Questo gioco si chiama Destruction Derby 2 ed è il seguito del grande Destruction Derby della Psygnosis, un gioco dove, come puoi vedere, la grandissima grafica, almeno per i tempi ovviamente, anche unita a una velocità di gioco elevatissima, alle macchine che si distruggono. Albano e Romina Paolo tornano a cantare insieme e fanno bene, fanno i soldi. Ovviamente tu sai che Albano diceva: io continuo a cantare, continuo. Mamma mia, ragazzi, guardate che gioco, bellissimo, bellissimo veramente. Immaginate un gioco del genere oggi
così, ma farebbe veramente milioni di euro. Veramente incredibile, peccato che la Psygnosis non fa più giochi di questo genere, anche perché è stata acquisita dalla Sony. Destruction Derby veramente fece scalpore quando uscì, perché le macchine si distruggevano. Fan dei calciatori, addirittura, comunque dicevo, caro Alessandro Arcangeli, è legato al fatto che Albano e Romina, Albano praticamente ha bisogno di soldi per portare avanti il suo sogno, che è quello là di portare avanti la ristorazione, hai capito bene? Andiamo avanti ovviamente nel nostro campionato. Fan dei calciatori, Ale, ma che significa quel coso del cane, sa, una donna e un uomo? Che cosa? Alessandro Arcangeli, scandalo, olive nere al supermercato, ecco come vengono fatte, vengono colorate. Alessandro Grasso, ma è per PlayStation 2? No, per PlayStation 1. Destruction Derby 2, veramente fantastico. Tu dici, wow, per PlayStation 1? Non ci credo. Sì, proprio per PlayStation 1, la prima PlayStation, quella a 32 bit. Un gioco che quando uscì fece scalpore, perché questo gioco in realtà fu multipiattaforma. Mamma mia, ragazzi, che scontri! Fu multipiattaforma. Che cosa vuol dire multipiattaforma? Uscì anche per PC e per PlayStation. Quindi in realtà su PC si vede ancora meglio questo gioco. Però ovviamente su PlayStation non si era mai vista, sulla prima PlayStation, almeno in quegli anni, nei primi anni, una grafica di questo tipo. Quindi una visuale molto molto larga, come potete vedere. Adesso vi faccio vedere anche la visuale in prima persona, ma mi può venire un pochettino da vomitare. Quindi mettiamo praticamente la macchina. E poi la possibilità, a parte il grado di dettaglio delle ambientazioni, pensate un pochino alla velocità appunto del gioco, la possibilità che le macchine si distruggano, quindi le macchine possono distruggersi. Addirittura, Francesco dice, fan dei calciatori, ma da dove giochi? Da dove giochi? Fan dei calciatori? Io gioco da Play e Nintendo, ma per Nintendo c'ho solo Fortnite. Alessandro Grasso, perché ho la PlayStation 2? Il Destruction Derby 2 è compatibile con la PlayStation 2 praticamente, quindi tutti i giochi PlayStation 1 sono compatibili anche con la PlayStation 2. Fan dei calciatori e altri giochi praticamente che non ci dice, perché ti volevo sfidare su Fortnite. Ah, vuoi sfidare il fan dei calciatori su Fortnite? E non lo sappiamo. Speriamo che il fan dei calciatori ovviamente vada a sfidare su Fortnite, ma fan dei calciatori dovrebbe in realtà giocare ai giochi di calcio, ragazzi, ai giochi di calcio. Mamma mia, ragazzi, veramente incredibile. Guardate qui sotto, l'ha acchiappato, mamma mia, assurdo. Vai su Nintendo per giocare a Fortnite praticamente. Mamma mia, mi stanno acchiappando a destra e a sinistra. Bellissimo questo gioco. Luigi Toscano, che gioco è? Caro Luigi Toscano, buonasera, questo gioco è Destruction Derby 2, Destruction Derby 2 in versione PlayStation 1, hai capito bene? Un gioco veramente spettacolare, guarda che velocità, uno dei primi giochi, insieme al primo episodio di Destruction Derby, dove le macchine potevano essere distrutte, quindi praticamente puoi essere eliminato dalla gara sia perché arrivi per esempio ultimo, oppure perché la tua macchina va a pezzi praticamente, vedi un pochettino, ed fece scalpore proprio perché le macchine si distruggevano. Un gioco che ancora oggi tanto da insegnare anche giochi di corsa moderni, dove purtroppo a volte le macchine non si distruggono. Mamma mia, aiuto, vedi, fanno un video, uscirà alle 20 praticamente, lo metto dopo. Francesco, ok, praticamente va bene Ale, praticamente sono pronto per sfidare fan dei calciatori, dice Francesco. Giudicano, caspita, hai capito bene, pensa un pochettino che quando uscì questo gioco vendette tantissimo. Marco Carnevale, il cetriolo estivo è quello là praticamente ricco di acqua, dove che Marco Carnevale mangia ogni sera. Francesco, Marco Carnevale, buongiorno, ecco qua, pensa che, caro Francesco, Marco Carnevale è un professore di scuola, hai capito bene, quindi stai attento a quello che gli dici, perché potrebbe farti una nota integrativa, pensa un pochettino, una nota di richiamo, quindi state attenti ragazzi quando vedete Marco Carnevale che si aggira col suo taccuino, praticamente col suo registro, potrebbe mettervi una nota negativa. Mamma mia ragazzi, Francesco sei grande, Francesco forse potremmo dire che Francesco potrebbe essere un ottimo allievo di Marco Carnevale nella scuola di Marco Carnevale. Ma a me, dice Francesco, ma a me che me ne importa, praticamente, addirittura davvero incredibile Francesco contro Marco Carnevale, veramente incredibile la battaglia. No, ho 8 anni, quindi Marco, non so Marco Carnevale a che classe va praticamente ad insegnare, non lo sappiamo, siamo attenti ovviamente a questa parte qua, in base ovviamente anche alla difficoltà che abbiamo, pensate un pochettino ragazzi, andiamo a
andiamo a utilizzare macchine diverse. Pensate un pochettino. Infatti, adesso vi voglio far vedere praticamente una cosa. Possiamo cambiare livello di difficoltà e quindi cambiare anche macchine. Sono più alto di te, caro Franco. Quanto sei alto? Marco Carnevale da Fragola praticamente Marco Carnevale. Vedete, select car, praticamente car, rookie, amateur, pro. Addirittura guardate la macchina pro, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, assurdo. Pigliamo amateur, praticamente amateur e stock car. Praticamente vediamo, facciamo un campionato di stock car, mettiamo un nome così, altrimenti non la finiamo più e iniziamo subito a giocare. Ad Afragola, Erminia, ciao, è arrivata la mitica Erminia. Erminia non ha ancora la patente, però ovviamente se deve, quando prenderà la patente sicuramente non dovrà guidare così. Francesco, eh sì, ma come ti chiami? Fan dei calciatori su Fortnite? È vero, bisogna saperlo. Fan dei calciatori, me ne devo andare, giocherellone, va bene, caro fan dei calciatori, ci vediamo un altro giorno. Ciao, ciao ragazzi, salutiamo tutti quanti il grande fan dei calciatori stranieri a cui oggi abbiamo dedicato, pensate un pochettino, un videogioco sui calciatori, veramente incredibile. Salutatelo il nostro caro amico. Giocherellone fu allievo, mio allievo da Fragola nel 95, prendeva sempre 10 in matematica e faceva le puzze molto forti, facevo le puzze in faccia proprio a Marco Carnevale che diceva che bell'aria che tira stamattina. Alessandro Arcangeli, gaffa di Rai 1, dicono sbarco in Lombardia invece in Normandia. Sbarco in Lombardia praticamente quando arrivò il giocherellone con lo zatterone, col gommone praticamente. Francesco, ciao fan dei calciatori. Francesco, molto affezionato a fan dei calciatori che lo saluta. Ermina, giocherellone, mi prometti che domani pomeriggio giochi con me a Roblox? Certo, domani a Roblox, domani tutti quanti a giocare a Roblox, domani più che altro, più domani mattina che domani pomeriggio. Ecco qua, perché domani pomeriggio purtroppo ho un impegnuccio di lavoro e quindi non so se potrò fare delle live. Nicoletta, la Emora, ragazzi, è arrivata Nicoletta e quando arriva Nicoletta la macchina si impenna praticamente, se vedete un pochettino stavo per volare. Marco Carnevale, anch'io a scuola dico spesso sbarco in Lombardia, viene spontaneo sbarco in Lombardia ovviamente solamente se vieni da Napoli. Francesco, ma perché sta un po' laggando? Sta un po' laggando perché la tua connessione forse un po' scarsa, oppure la mia connessione potrebbe essere un po' scarsa. Sì, così prima. Ricordati sempre, caro Francesco, che se vuoi vedere la live in tempo reale, in massima qualità, devi andare su Twitch. Ecco qua, Ermina, sì, così prima, ma sul telefono, praticamente Alessandro Grasso, sto online tutta la mattina. Stai online tutta la mattina, perfetto. Allora, facciamo la live di mattina a Roblox. Francesco, Nicoletta, come va? Come va Kevin? Praticamente vuole venire con me a Dubai. Nicoletta la Emo. Nicoletta la Emo, pronto ovviamente a fare la grande vacanza a Dubai, pensate un pochettino che ci andrà forse da sola, ma voleva portare qualche amico di voi, pensate un pochettino, e il viaggio però ve lo pagate voi, non certo Nicoletta. Quindi mi raccomando ragazzi, state molto molto attenti a tutto questo. Alessandro Arcangelo, una pizza pagata oltre 900 euro, ristoratore a processo per truffa, l'incredibile storia. Beh, l'incredibile, ma 900 euro mi devi far pagare sta truffa. Francesco, io con Kevin. Alessandro Grasso, pure io ce l'ho sul telefono Roblox. Andiamo a vedere ragazzi, andiamo a vedere intanto che cosa succederà. Il grande Roblox che arriverà domani. Marco Carnevale va a fare le cose sottosegre su Roblox? No, assolutamente no, Marco Carnevale. Anzi, l'altra volta tu non c'eri, abbiamo festeggiato il compleanno di una nostra cara follower e di Lucy, non mi ricordo Lulu, e abbiamo festeggiato l'onomastico di un altro incredibile amico, ovvero di Etrin. Pensa un pochettino, l'onomastico di Etrin, veramente incredibile, incredibile a tutta forza. Quindi facciamo il roleplay. Ora sto giocando a Minecraft, Francesco. Nicoletta Lemmo, Francesco, quale Kevin? Kevin Costner, praticamente balla coi lupi. L'hai mai visto balla coi lupi? No, prova a vedere balla coi lupi, è molto molto bello. Marco Carnevale, guardate le macchine, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, guardate la macchina a tutta forza, ragazzi, a tutto gas. Avete stoppato uno champagne virtuale. Lo champagne virtuale, hai capito bene, uno champagne virtuale offerto però da Alessandro Arcangeli, comprato alla Lidl. Pensa un pochettino, Alessandro Arcangeli sempre pronto alle sue mitiche offerte, a mangiare anche i suoi panini, dobbiamo dire la verità, il caro Alessandrino. Alessandrino Franco, quello della live di ieri, Kevin Costner, praticamente. Attenzione a Kevin Costner, attenzione a questa parte qua, ragazzi, è veramente incredibile questo gioco, un gioco veramente fantastico. Anticiclone Scipione arriva in Italia, picchi di 40 gradi. Hai capito bene? Già oggi in Valtellina stavano circa 30 e passa gradi e si aspettano temperature veramente incredibili. Quindi stiamo attenti, caro Alessandrino Arcangelo. Champagne della Lidl nel brick, praticamente nel brick, capito bene? In stile tavernello, il tavernello che tanto beveva Alessandro Arcangeli a
volte tra una partita e l'altra. Nicoletta Lemo, ah, ma Kevin non è d'accordo. Kevin Costner, ragazzi, è arrivato il grande Kevin. Siamo attenti ovviamente al Brughellone, guarda un pochettino come te ne vai praticamente da questa parte qua, pronto a saltare, pronto alla Marco Carnevale, il salto alla Marcatillo, veramente incredibile, ragazzi. Che dirvi quindi, ragazzi, di Destruction Derby 2? Sicuramente un titolo molto molto particolare. Se tu vuoi, prendo solo te a Dubai, Francesco, addirittura. Un titolo sicuramente molto particolare e molto innovativo per il tempo. Pensate un pochino, macchine che si distruggono, velocità di gioco è incredibile, quindi veramente stiamo parlando di un titolone. Vale la pena oggi giocarlo se riuscite a giocarlo anche filtrato con le texture tramite PlayStation 2 o qualche emulatore, sicuramente sì, ne vale veramente la pena. Alessandro Arcangeli, Baleari, Borgo di Minorca vuole chiudersi ai turisti. Referendum il 15 agosto, 800.000 ospiti per 200 abitanti. E lo so, e beh, però guarda quanti soldi portano. Hai capito il problema? Che tutte le attività lì sono tutte attività turistiche. E questo è il bello, hai capito? Questo è il bello. Poi dopo, quando non hanno i soldi, come mangiano i 200 abitanti? Detto questo, io gli do un bell'otto, ma un otto proprio pieno pieno pieno. Certo, la difficoltà è quella che è. La difficoltà è quella che è. Se riuscite, potete procurarlo anche su PC, che non è male, devo dire la verità. Un gioco veramente velocissimo. Se vi piace, mettete mi piace ovviamente a questo video. Francesco, ci sei sabato nella live di Kevin. Detto questo, attenzione a questa parte qua, mamma mia. E quindi, ragazzi, che dirvi? Che dirvi ovviamente di questo grande, grandissimo, attenzione a questa parte qua, di questo grandissimo prodotto. Ermia dice: mi sono distrutto anche un braccio, un pollice, mi pidino alla doccia. Stai attento, Erminia, a non farti male. Quindi, ragazzi, se non siete iscritti al canale Giocherellone, sapete benissimo cosa fare. Iscrivetevi, se potete, abbonatevi. Gli abbonamenti partono solo da 1 euro, pensate un pochettino, e condividete il video, commentate, mettete mi piace. Se avete anche Twitch, potete addirittura abbonarvi gratuitamente se avete Amazon Prime. Pensate un pochettino, veramente qualcosa di incredibile. Gli altri social network del Giocherellone, sapete quali sono? WhatsApp, Telegram, Discord. Sul Discord trovate anche le mitiche news selezionate da Alessandro Arcangeli, che responsabilmente ve le mette, ve le posiziona. E poi ci sono anche la pagina Facebook, blog, TikTok, Instagram, X, Threads, di tutto e di più. Se volete comprare un gadget o più gadget al Giocherellone, potete farlo box informazioni e poi negozio, direttamente in negozio. Oppure, se volete, pensate un pochettino, addirittura comprare giochi a prezzo iper scontato, potete farlo box informazioni e poi link instant gaming, i giochi commerciali. Mentre se volete, pensate un pochettino, ragazzi, addirittura comprare o anche visionare gratuitamente i libri del Giocherellone, quelli scritti dal Giocherellone, cliccate nella descrizione del video e andrete praticamente sui link di Amazon, dove ci sono i libri che ho pubblicato proprio su Amazon. Pensate un pochettino, che potete leggere gratuitamente se avete Amazon Kindle Unlimited. Abbonati, no, non posso, non ti preoccupare, Erminia, basta il pensiero. Ecco qua Francesco, ok, Alessandro Arcangeli voto 8 pieno, ma proprio pieno, veramente bellissimo. Alessandro, ciao ragazzi, è arrivato il mitico Alessandro. Francesco, mi ha detto: vuoi giocare con me? Alessandro, ciao, mi saluti. Certo, ragazzi, salutiamo, non solo ti saluto io, ma ti salutiamo tutti noi. Salutiamo il caro Alessandro, Nicoletta Laemo, Giocherellone, ma tua moglie, volete venire a Dubai con me, Francesco? Purtroppo a luglio-agosto lavoriamo e a giugno siamo impegnati con i nostri, ovviamente, affari. Ermina, ciao Francesco, giocare a cosa? Signori, io faccio 5 minuti di pausa e sono di nuovo praticamente con voi. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo tra poco con un altro incredibile video. A tra pochissimo, ciao. E Alessandro, sarà una sorpresa proprio per te che stai guardando.